l'idea del foglio nasce perché ho dovuto fare un cambio di residenza e quindi mi sono dovuta recare all'Agenzia delle Entrate e alla terza volta che ci andavo senza risolvere la pratica ho preso una decisione radicale e sono andata in quell'ufficio di notte, alle 4 di notte. E superata la paura e il timore perché era tutto buio, non c'era nessuno, mi sono resa conto che succedevano delle cose intorno a me incredibili. C'erano figure che ricordavano il ragionier Fantozzi e Fidini e tutte persone che arrivavano come me all'inizio spaurite, poi dopo cominciavano a prendere confidenza con la situazione, si segnavano su questo foglio gestito dal ragionier Fidini e da Fantozzi e aspettavano pazientemente l'orario di apertura dell'ufficio. E poi mi sono resa conto che in quel luogo si concentravano, si raccoglievano le storie delle persone perché appunto arrivavano persone di molto diverse tra loro, perché erano giovani, anziani, persone che vivevano dall'estero, professionisti, persone che non avevano istruzione e tutte quante avevano un grande desiderio di raccontare la propria storia. E in quel momento io ho pensato che mi sarebbe piaciuto molto avere la mia telecamera con me e quindi appena ho avuto l'occasione con l'atelier del Cinema Terreale coordinato da Leonardo Di Costanzo di poter fare un cortometraggio, io ho proposto questo soggetto e ci siamo lanciati in questo piccolissimo racconto della burocrazia vista da fuori, vista con l'occhio dei cittadini. Che per supplire a una mancanza dello Stato, perché se lo Stato fosse così efficiente non ci sarebbe bisogno di recarsi fuori da un ufficio pubblico alle 4 di notte, non ci sarebbe bisogno di auto-organizzarsi e trovare una soluzione per comunque adempiere ai propri doveri. Per realizzare questo corto, la difficoltà più grande che ho incontrato è stata quella di svegliarmi alle 4 di notte. La seconda è stata quella di convincere qualcuno ad aiutarmi a venire a prendere il suono in presa diretta, perché comunque chiedeva un sacrificio grande agli altri, perché poi diciamo, la giornata continuava un po' faticosamente. E invece nel rapporto con le persone non ho incontrato particolari difficoltà, nel senso che per le esperienze di documentario che ho avuto, ogni volta che con la telecamera cerco di raccontare qualche cosa, è un momento in cui incontro l'altro. E come sempre nella vita, l'altro può avere più o meno voglia di stare al gioco con te, di donare un po' di sé, di donarti un po' di sé. E quindi ho incontrato tante persone che mi hanno sostenuto, sconosciuti, perfetti sconosciuti, infatti nel film qualcuno prende le mie difese, nel momento in cui qualcun altro invece si ribella al fatto che io stia riprendendo. Ed è stato comunque molto bello perché in questo incontro anche chi si è rifiutato di farsi riprendere ha comunque avuto voglia di avere uno scambio con me. E quindi penso di aver imparato anche da loro e penso che ci sia anche la loro presenza in questo film. Quindi è stato molto bello, insomma, adesso sto girando un altro film, sempre sulla burocrazia perché ho questa piccola passione o perversione e anche lì ogni volta è una sfida, cioè quando io vado a girare la mia preoccupazione è quella di riuscire a dare la giusta serenità, di trasmettere la giusta serenità all'altro perché si possa fidare di me, perché quando si ha la telecamera in mano è comunque una situazione in cui c'è una grande disparità, cioè tu mi rendo conto che hai la responsabilità di raccontare quella cosa in una maniera che non sia, che sia rispettosa dell'altro e quindi l'altro comunque è vulnerabile davanti a te, per cui questa è una sfida costante, insomma, è una cosa che ogni volta mi mette alla prova ed è anche la cosa più bella di fare questo lavoro. L'idea del corto sembrava inizialmente un po' cervellotica, perché io cercavo di convincere tutti quanti che fosse un piccolo, meraviglioso esperimento di democrazia. Cioè le persone sono costrette, cosa che accade raramente tutto sommato nella società, a organizzarsi con l'altro per risolvere un problema. E questa cosa mi affascinava moltissimo, cioè la trovavo una cosa molto forte e molto positiva. E come tutti gli esperimenti di relazione con l'altro, soprattutto tra sconosciuti, a volte riesce, a volte non riesce e bisogna sempre modificarlo.
E quindi in testa avevo il contratto sociale di Rousseau, non che io abbia studiato approfonditamente, però comunque diciamo mi sembrava un piccolo esperimento di quello che poi è il contratto sociale, cioè ci si accorda intorno a un patto e finché dura quel patto si sta a quel patto, dopodiché chiaramente qualcuno si sveglia e dice ma perché dobbiamo sottostare a questo patto? E quindi lo si mette in discussione. E questa cosa penso che sia interessante, stimolante. Mi ha aiutato nella scelta del testo una mia amica che invece è molto studiosa, a differenza di me, che è Desiree De Stefano. E abbiamo scelto quel testo dopo averne valutati altri. Comunque, diciamo, mi piaceva anche che ci fosse un'atmosfera un po' surreale intorno a questo foglio, appunto. Tre parole che descrivono il mio piccolo film sono comico, tragico e burocratico. Allora, FilmUp nasce da un'esperienza di oltre 10 anni che abbiamo lì a Napoli con Arcimovie sul cinema documentario. E abbiamo cominciato prima a promuoverlo e quindi a organizzare rassegne ed eventi con film documentari e poi piano piano, attraverso anche i laboratori che facevamo nelle scuole con i ragazzi di Napoli, abbiamo provato a costruire un centro di formazione e di produzione cinematografica impostato sul cinema del reale. E qui per fortuna ci è venuto incontro la Fondazione Con il Sud che con un bando ha dato la possibilità a delle idee innovative di essere finanziate e quindi ci ha permesso di costruire un percorso sostanzialmente su due linee, una linea con i laboratori nelle scuole, quindi ci ha permesso di continuare il lavoro già svolto da anni e l'altra invece nuova, completamente nuova anche per noi, era quella di immaginare un percorso più lungo per giovani che volessero in qualche maniera sperimentare il racconto del reale. E quindi da lì poi abbiamo coinvolto una serie di, diciamo, di autori, di professionisti con cui eravamo in contatto proprio per le cose che già organizzavamo, a partire da Leonardo Di Costanzo, un cineasta napoletano che ha un'esperienza di insegnamento praticamente in tutto il mondo, in particolare a Parigi, in questi atelier Baran, che sono uno degli esempi diciamo, di insegnamento di cinema documentario più importanti che ci sono da oltre 20 anni a questa parte. Quindi poi ci sono stati 16 ragazzi che sono venuti da tutta Italia, e una metà più o meno napoletani, una metà provenienti da varie zone, diciamo, della penisola, che hanno cominciato questo percorso con Leonardo Di Costanzo, che era affiancato poi da Alessandro Rossetto, Bruno Oliviero e Carlotta Cristiani. E quindi nell'arco di un anno hanno avuto un periodo intenso di formazione di 3 mesi, nel quale hanno realizzato questi cortometraggi, di cui quello di Silvia, che è qui a Torino in concorso, diciamo, è uno degli 11. E quindi da lì poi hanno continuato con una fase poi di formazione sulla scrittura cinematografica e adesso il percorso si sta concludendo dopo un anno con la realizzazione di 5 film nei quali tutti i ragazzi sono variamente impegnati, chi alla regia, chi come supporto, chi come montaggio, eccetera. Ovviamente diciamo, noi abbiamo l'intenzione di continuare questo percorso e quindi credo che per i primi mesi del 2016, diciamo, ci sarà un secondo bando del percorso appunto che si chiama Atelier di Cinema del Reale, che dovrebbe vedere poi diciamo, gli stessi esperti impegnati diciamo, con altri ragazzi. Allora, Arcimovie nasce nel 90 a Ponticelli, che è un quartiere della zona orientale di Napoli. Era l'ultimo cinema che serviva a un'area di 80-90 mila abitanti, che era a rischio chiusura, stava per essere comprato per diventare un supermercato. E quindi un gruppo di cittadini si è organizzato per scongiurare la chiusura, e coinvolgendo con una campagna diciamo, di massa tante personalità, a partire da Ken Loach, che diciamo, poi venne a Ponticelli per aiutarci nella campagna, e alla fine da lì poi il cinema è stato salvato. E ancora oggi, diciamo, è la sede della nostra prima attività, perché
che è il Cineforum che facciamo lì da 26 anni. E da quell'inizio poi l'associazione ha cominciato a coinvolgere piano piano giovani e varie energie del territorio e quindi ha cominciato a lavorare soprattutto con le scuole, con i ragazzi, con attività sia di promozione cinematografica che anche di formazione, fino poi ad arrivare nel corso degli anni a una serie di passaggi fondamentali come quello della creazione di una cooperativa di produzione cinematografica Parallelo 41 che è collegata all'associazione, una mediateca che è diventata un riferimento diciamo, per tante scuole del territorio con oltre 7.000 film, diciamo, lo spostamento da Ponticelli a Napoli centro con l'ideazione di un'altra rassegna di cinema solo sul documentario che si chiama Astradoc. E infine poi con la nascita appunto del centro Film Up un anno e mezzo fa, col quale speriamo di poter fare sia formazione sia produzione cinematografica e diciamo, coroniamo un sogno di oltre 20 anni per cercare di offrire un po' qualche opportunità ai giovani filmmaker napoletani, fosse anche solo diciamo, un parco attrezzatura in grado diciamo, di sostenerli nella realizzazione dei film. E questo è un po' tutto il senso dell'associazione che poi si occupa anche di sociale, ha diversi progetti educativi sul territorio, da quasi 15 anni, è nel servizio civile, quindi tanti ragazzi che sono passati da noi e che continuano a venire, diciamo, a compiere esperienze formative, spesso poi capita che restano, in associazione, quindi una realtà che ha un suo radicamento forte che deve però fare i conti con quello che è il presente e quindi una crisi che diciamo, incide soprattutto sul mondo della cultura, sul mondo del sociale, che sembra sempre che sono le ultime cose a cui pensare, mentre invece poi in contesti come quelli soprattutto napoletani o anche periferici è proprio lì che bisogna investire e puntare diciamo, per evitare situazioni di emarginazione sociale.